eccellenza, fascino ed emozione. Sono questi i tratti distintivi della terza generazione di Peugeot 308. Eccellenza qualitativa per la qualità della costruzione di questa vettura, fascino dato dall'eleganza delle linee completamente rinnovate che sfoggiano adesso il nuovo logo, l'undicesimo della Casa del Leone, e emozioni quelle che si provano al volante grazie a una dinamica di guida che da sempre fa della 308 un punto di riferimento nel segmento C. Con i suoi 4,37 m di lunghezza, la versione hatchback è cresciuta di ben 11 cm in lunghezza, tutto vantaggio dell'abitabilità e della capienza del bagagliaio, pur mantenendo le proporzioni caratteristiche che hanno decretato il successo di questo modello, che ha già visto 11 milioni di clienti soddisfatti. L'altezza totale rimane a 1,44 m, 2 cm più bassa rispetto alla versione precedente. La capienza del bagagliaio non è certo da prima della classe, con i suoi 361 litri della versione ibrida, che evidentemente deve rinunciare a parte dello spazio nel bagagliaio per alloggiare le batterie. Batterie che servono ad alimentare il motore elettrico. Sono batterie da 12,4 kW che consentono un'autonomia in modalità 100% elettrica fino a 65 km. L'abbiamo provata nel traffico di tutti i giorni ed effettivamente si possono percorrere tranquillamente 50 km con una ricarica. Sì, perché il bello di Peugeot 308 è che si può scegliere tra il benzina PureTech, il diesel Blue HDI oppure l'ibrido plug-in in due varianti di potenza, 180 o 225 cavalli, come questa GT Pack che stiamo provando. Così ai 180 cavalli del motore termico si aggiungono i 110 cavalli del motore elettrico. La somma non è algebrica, il totale fa 225, ma soprattutto si ha una coppia di 360 Nm che fa scattare questa sportiveggiante Peugeot 308 da 0 a 100 in soli 7 secondi e mezzo. Grazie a un CX di appena 0,28 i consumi e le emissioni sono davvero contenuti. Nel ciclo WLTP si attestano ad appena 1,3 litri per 100 km, ovvero quasi 76 km con un litro, e le emissioni si fermano a 30 grammi per chilometro. La velocità massima raggiungibile è di 235 km all'ora, mentre in modalità full electric si viaggia fino a 135 all'ora. Tre le modalità di guida: hybrid, electric e sport. E c'è poi la possibilità di imporre la ricarica della batteria attraverso l'ampio display dell'infotainment, dove è possibile attraverso un click salvare la batteria per quando poi si troverà in ambiti urbani dove non è consentito magari l'accesso se non in modalità elettrica. Di fianco al selettore del cambio a 8 rapporti si trova anche la modalità B, che sta per brake, che permette di avere un maggior freno motore, o meglio l'impressione di un freno motore. In realtà serve per rigenerare maggiormente la batteria durante le fasi di rallentamento e di frenata. Peugeot 308 si distingue dalla concorrenza anche all'interno grazie a finiture di pregio molto curate, cuciture a vista, materiali pregiati, cura dei dettagli in ogni dove, ma soprattutto per l'iCockpit 3D. Questa ingegnosa soluzione ormai caratterizza quasi tutta la gamma Peugeot ed è già stata scelta da 7 milioni di clienti e si rivela effettivamente molto funzionale, con il cruscotto posto leggermente più in alto rispetto a dove si è abituati e il volante che invece rimane più in basso. Il volante è particolarmente compatto e la posizione di guida effettivamente è molto piacevole, quasi sportiveggiante. Il cruscotto digitale inoltre ha un aspetto molto particolare grazie alla visualizzazione in 3D, o meglio è come se ci fossero due piani di proiezione delle immagini, e quindi le immagini più importanti vengono proposte in primo piano, quelle diciamo meno importanti
in secondo piano. Ovviamente è tutto regolabile a piacimento, per avere per esempio la mappa del navigatore ben grande al centro e gli indicatori di potenza e di consumo ai lati, oppure ridistribuendo questi elementi, o per vedere anche i flussi energetici durante la marcia. La nuova Peugeot 308 in versione plug-in hybrid da 225 cavalli in allestimento GT Pack, il top di gamma, costa 43.450 euro. In realtà è possibile scegliere Peugeot 308 già a partire da 27.000 euro nelle motorizzazioni benzina e diesel da 130 a 180 cavalli, oppure nella versione ibrida per chi ha esigenze di spostamento in ambito urbano, dove cominciano ad esserci delle limitazioni, anche in versione da 180 cavalli.